Ciao a tutti ragazzi del vostro Paolo Spazio dello 7 e anche oggi parliamo di Spawn. Sigla. Benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di Spawn Parma. L'avversario sarà il Parma. Allora, andiamo ad analizzare attentamente quello che potrebbe essere la partita che affronterà la Spawn domani al Mazza. Vi dico che secondo me, per come l'ho pensata io, sulla carta potrebbe essere una delle partite più difficili che possa affrontare la SPAL, per questo semplice motivo qua. È vero che giochiamo in casa noi e quindi si aspetta che la SPAL, essendo la squadra di casa, faccia la partita. Però il Parma è una squadra che, per come è stata costruita, io l'ho detto l'anno scorso anche, che il Parma, dopo che la SPAL aveva vinto a Parma, che il Parma non mi era piaciuto in quanto non era una squadra secondo me molto equilibrata e che aveva dei problemi in difesa, eccetera, eccetera. Quest'anno la storia è completamente diversa, secondo me. Il Parma si è rinforzato molto e per il tipo di tecnica che utilizza, secondo me, la sta facendo molto meglio, secondo me. La base del gioco del Parma è difesa e contropiede. Hanno dei contropiedisti molto veloci e il Parma è una squadra che molto poco spesso tende a fare la partita, anzi molto spesso aspetta l'avversario e poi riparte in maniera fulminea con dei contropiedisti molto veloci. Quest'anno, vabbè, il solito Gervinho dell'anno scorso, quest'anno mi sta sorprendendo davvero tanto Kulusevski, vista anche l'ultima partita che ha fatto contro il Torino, è un contropiedista molto molto dotato e veloce. Quindi la SPAL ovviamente, col sistema di gioco che ha, non dovrà attaccare con parsimonia. Di più, proprio dovremmo stare attentissimi, perché scoprirsi anche solo un pelino col Parma potrebbe risultare letale. Quindi non dico che dovremmo quasi lasciare fare la partita al Parma, ma sicuramente se le cose dovessero andare così, il Parma farebbe più fatica. Ma noi, quando fa la partita agli altri, siamo in più difficoltà, perché abbiamo visto le ultime partite come i problemi in difesa che abbiamo. Quindi è per questo motivo che secondo me la partita potrebbe essere molto difficile. Dobbiamo cercare un equilibrio, forse diverso anche dalle altre partite, dobbiamo cercare un equilibrio molto molto delicato e che potrebbe essere non facile da trovare. Per il resto dovremo cercare più che altro di allargare il più possibile il gioco e sfruttare le nostre armi migliori, che sono ovviamente gli inserimenti da centrocampo quest'anno e qualche colpo che ha sempre Petagna. E secondo me questa potrebbe essere anche la partita di Floccheri, perché è una partita molto da colpo da fuori, da tiro da fuori, quindi secondo me questa qui potrebbe essere veramente la sua partita. Per quanto riguarda la mentalità, ormai io sono in tanti video che dico che il momento della SPAL è un momento abbastanza nero, è un momento in cui non stiamo reagendo bene, però nell'ultima partita ho visto comunque quasi un cambio di mentalità, una meno paura, un po' più di consapevolezza, quasi che non dico che giocassimo, però giocavamo sicuramente a mente più leggera, ed è questo che conta secondo me, perché a giocare con la paura, ragazzi, si perde, è inutile. E speriamo inoltre che pian piano un pochino la condizione stia tornando, perché altrimenti star dietro i giocatori del Parma, che sono velocissimi, sarà dura. Quindi vediamo come andrà, ma sicuramente secondo me la SPAL ha tutte le capacità, può avere le capacità per andare a conquistare questi punti che in questo momento secondo me sarebbero molto pesanti. E anche per oggi, se arrivate alla fine del video, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio come al solito tutti i commenti che mi lasciate. Da Paolo Spazio della 7 è tutto, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. E sempre forza SPAL!